Allora, questa sera siamo qui con Alessandro per parlare di un problema di cui si tratta molto, però sul quale sembra non ci sia molta azione, insomma, se ne parla ma non si agisce. Il problema dei genitori separati. Allora, intanto vi ringrazio per la serata e per dare la possibilità di dar voce a un papà separato su questo mondo che, come hai detto tu, tutti ne parlano, però poche persone agiscono e fanno qualcosa. Vi do un semplice dato. Un minore su tre, dopo la separazione dei genitori, diventa orfano involontario. Ogni anno 25.000 bambini perdono il rapporto con uno dei due genitori. Il 2% vivono presso i due genitori, mentre una percentuale di poco superiore vive almeno il 30% con un solo genitore. Vuoi provare a spiegarci perché è importante che un bambino possa avere, anche in caso di separazione dei genitori, entrambe le visioni, come le due figure debbano essere complementari? Infatti, come hai detto tu, le figure genitoriali devono essere complementari. Lo sono quando la coppia vive una situazione di famiglia in totale normalità e questo concetto deve continuare a maggior ragione per non influire negativamente nei confronti del bambino che dovrà essere poi gestito da i due genitori che di fatto vivono in due case e luoghi differenti. Se pensiamo esclusivamente al bene del minore, dobbiamo avere la maturità ed essere capaci di mettere in disparte tutti i dissapori che hanno portato la coppia effettivamente poi a fare questa scelta di separazione. È anche importante che i figli abbiano, per formarsi una propria opinione, che abbiano una doppia visione, diciamo, sia del padre che della madre. I bambini, le informazioni, dove le ricevono? Inizialmente le ricevono dai propri genitori. Se i genitori queste informazioni non gliele danno, questo bambino un domani sarà un adulto che non avrà la capacità di elaborare una propria opinione. Se le informazioni dovessero arrivare solamente da un genitore, come può accadere nei casi di affidamento esclusivo di minori, e qui si crea un problema. È giusto che questo bambino riesca a vivere anche, seppur pochi momenti, ma vivere dei momenti anche con l'altra figura genitoriale. Andando invece sul tema della legislazione, sappiamo che nella maggior parte dei casi è il padre che deve provvedere al mantenimento sia della figlia che della moglie, anche nel caso in cui l'altra parte, la moglie appunto, possa godere di una fonte di reddito propria, cioè nel caso in cui la moglie abbia un lavoro. Cosa ne pensi di questa legislazione? Se deve essere cambiata e in questo caso come? La legislatura comunque non sarebbe sbagliata, il problema è che bisogna applicarle le leggi. Il problema sta sempre nel fatto che quando ti trovi in sede di separazione e quindi in tribunale di fronte al presidente del seggio che è il magistrato appunto, in questi casi non devono standardizzare gli assegni perché solitamente ci si comporta così. Perché prendere un genitore e costringerlo a vivere in macchina perché non riesce ad arrivare a fine mese, perché deve mantenere giustamente il figlio, ma anche la ex moglie, non lo trovo giusto e rispettoso nei confronti dei figli, perché poi lo Stato ti dichiara incapace di essere un bravo genitore perché non hai reddito, ma purtroppo è proprio per causa dello Stato che ti ha messo in queste condizioni che non hai reddito. Alessandro ha attivato un suo progetto con lo scopo di cercare di aiutare persone nella sua situazione, genitori separati o anche coppie che stanno cercando di ricomporsi. Vuoi parlarci un attimo di questa tua idea? Io metto a disposizione volontariamente il mio tempo libero, chiunque può contattarmi nel caso avesse bisogno per gestire al meglio una situazione di separazione.
E infatti, proprio per questo motivo, mi piacerebbe riuscire a creare una sorta di sportello comunale dove le persone possono rivolgersi quando vanno ad incappare in questo problema o in dei problemi inerenti alla gestione dei bambini, quando esistono già anche situazioni di genitori separati. Una persona che si sta separando non sa dove sbattere la testa, perché poi ti ritrovi di punto in bianco che la tua vita cambia completamente, ti ritrovi per strada, non sai dove andare, sei privo di amicizie, sei solo, non ci sono luoghi di condivisione e di supporto. Questo è quello che io vorrei creare, giustamente, all'interno di tutte le sedi comunali. Noi ringraziamo Alessandro per la sua testimonianza. Vogliamo ricordare a chi ci sta guardando che è possibile entrare in contatto con lui per chi volesse porre qualche questione o qualche problema da risolvere all'indirizzo mail che è pacheraalessandro@gmail.com. Invece noi apriamo il dibattito su questo argomento, chiunque voglia entrare in contatto con noi, esprimere la propria opinione, farci sentire la propria voce può contattarci alla redazione di Alice Gold TV.